Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Mi presento a tutti voi. Mi chiamo Suor Rebecca Nazzaro, sono romana, sono missionaria della Divina Rivelazione da 42 anni. Ho conosciuto questa storia della Vergine della Rivelazione nel 1980, quando sul giornale, un quotidiano Corriere della Sera, si parlava del miracolo vista alle tre fontane. Per la prima volta, il 12 aprile del 1980, 12 aprile è il giorno dell'anniversario della Vergine della Rivelazione, il sole si è potuto vedere ad occhio nudo, ha espresso la sua gioia attraverso un grande miracolo. Tutti i fedeli che erano presenti qui potevano vederlo con dei colori bellissimi, con il monogramma dell'Eucarestia, con il simbolo di Maria Santissima, e tutto questo era scritto sul giornale. Io leggo questa storia il 13 aprile del 1980, quindi il giorno dopo, e mi meraviglio perché sono nata a Roma, vivo a Roma e non conoscevo questa storia delle tre fontane. Quindi vengo qui dopo un po' di tempo, il 6 maggio del 1980, e mi innamoro di questa storia. Ho il desiderio nel cuore di approfondire, di conoscere addirittura il veggente. E per provvidenza lo conosco nel mese di settembre e così lui racconta la sua storia, mi fa conoscere la madre fondatrice, Madre Prisca Mormina, e le sue catechesi mi attirano molto nell'approfondire la parola di Dio in comunione con il pensiero della Chiesa Cattolica. Così piano piano, avevo 24 anni, piano piano nasce in me il desiderio di approfondire sempre di più la scrittura, di conoscere bene il pensiero della Chiesa Cattolica, di approfondire il catechismo della Chiesa Cattolica, e dopo un periodo di 6 mesi di discernimento decido di entrare in quella piccola associazione, all'inizio era così, per dedicare la mia vita alla conoscenza e allo studio della parola di Dio e soprattutto allo studio dell'Eucarestia, l'amore all'Eucarestia, l'amore all'Immacolata, l'amore al Santo Padre, come la Vergine Maria chiama appunto i luoghi, i punti fondamentali della Chiesa Cattolica. I punti di riferimento sono l'Eucarestia, l'Immacolata e il Santo Padre. E dopo tanti anni ecco che poi c'è stata un'evoluzione da quella piccola associazione fino, ecco, alla costituzione delle missionarie della Divina Rivelazione, e portiamo come espressione del nostro carisma la nostra vita per la nuova evangelizzazione, quindi far conoscere la parola di verità, come dice la Vergine della Rivelazione, sempre in comunione con la Chiesa Cattolica, con il Magistero, con i documenti della Chiesa e anche attraverso l'arte. Noi siamo qui a Roma, quindi una modalità che si è sviluppata è quella di evangelizzare attraverso l'arte, facendo conoscere i luoghi della cristianità. Noi siamo qui al centro della cristianità, facendo conoscere i luoghi della cristianità e con itinerari di arte e fede, perché l'arte sacra è nata proprio dalle radici del cristianesimo. Quindi questa è la nostra missione, ci auguriamo che tante anime generose possano seguirci in questa missione, rispondendo appunto all'invito della Vergine della Rivelazione. Siate missionari della parola di verità.